Ciao a tutti, sono tornata finalmente con un nuovissimo video. È da 2 settimane, forse anche di più, che non faccio video, lo so, quindi scusatemi, ma vi spiego un attimino. Sono tornata a Roma, infatti ho cambiato location perché l'ultimo vlog l'ho fatto a Torino, l'ultimo video. E quindi insomma sono tornata a Roma, solo che non ho fatto video, non ho vloggato perché vabbè ero stanca dal viaggio, poi ho fatto le valigie, ho messo a posto casa, quindi non ho fatto niente, non ho fatto nessun video, nessun vlog. E niente, però sono ritornata, ce l'ho fatta e vai. E niente, come leggerete dal titolo, questo è un video haul. E da tanto che non faccio anche un video haul, lo so, me ne rendo conto. Però comunque, scusate i miei capelli, ma sono un po' così alla, non so, a mo' di pazza, insomma, casalinga, disperata, diciamo così. Solo che non sapevo come aggiustarli e vabbè. Sono anche un po' gonfi, perché in questi giorni non li ho piastrati. Li ho lavati ieri, ma non li ho piastrati. Ho fatto niente, perché sono stata a casa questi giorni, quindi non ho fatto niente, però vabbè. E niente, comunque, dicevo sì. Questo video è un video haul e anche questo non lo faccio da tanto tempo, sì lo so, però insomma ho raccimolato un po' di cosine che ho comprato in queste settimane, insomma, e quindi ve le faccio vedere e iniziamo subito perché sennò questo video durerà un'eternità perché io come sempre parlo molto, comunque. Allora parto con questi tre elastici, quindi niente, niente di che. Inizio prima con, insomma, accessori e queste cose qui e poi vado con l'abbigliamento. Lo lascio per ultimo. Allora, ho comprato questi tre elastici, sono venuti tutti 1 euro, non 1 euro l'uno, ma 1 euro proprio tutti e tre gli elastici. Erano scontati, insomma. E io prendo questi elastici qui perché non sono tanto stretti. E vanno benissimo per fare code alte, insomma, e qualche altra acconciatura. Io prendo questi perché non mi stringono tanto i capelli, insomma, e sono, io li trovo comodissimi. E vanno bene, almeno per me, poi non so. Comunque, poi andando avanti, ho preso questo qui che l'ho già provato ed è fantastico. Ed è un termoprotettore per phon e piastra. Quindi, ovviamente, va messo o prima che fate il phon o prima che fate la piastra. Ecco. Però, consiglio, cioè io lo metto sempre su capelli bagnati, quindi anche se magari li asciugo e poi ci passo la piastra, questo qua lo metto sempre sui capelli bagnati. E niente, questo qui l'ho preso in un negozio su a Torino. Che oddio, sì, dovrebbe chiamarsi Epicasa, non so se lo conoscete. Comunque, questo qui, insomma. Non so se conoscete questo prodotto, però io l'ho visto per la prima volta perché prima non sapevo manco che esistesse. Comunque, e quindi questo qui. L'ho pagato 2,50 euro, 2,80 euro, non più di 3 euro, quindi costa davvero pochissimo. E ho preso questo qui per i capelli. Poi, passando ai trucchi. Ho preso il correttore di NYX che appunto l'altro correttore l'ho finito ieri, quindi ho fatto benissimo a prenderlo questo perché mi era finito, quindi insomma ho preso questo qui di NYX, io mi trovo davvero benissimo, copre davvero tantissimo le imperfezioni, occhiaie, brufoli anche se ne avete, insomma, ed è fantastico, insomma. Non mi ricordo il prezzo. Però non costa più di 10 euro, quello è sicuro. Quello me lo ricordo benissimo. Non mi ricordo se veniva a 7 euro o 8 euro, non ve lo so dire, cioè proprio mi sfugge, in questo momento mi sfugge proprio, quindi non ve lo so dire. E niente, poi un altro trucco che ho preso è il nuovo fondotinta di Kiko. Non so se l'avete visto, ma fanno la pubblicità in TV. E niente, quindi io l'ho preso. Non l'ho ancora provato perché ovviamente devo finire l'altro, però quando lo proverò vi farò sapere come sono. Ed è questo qui. Ovviamente ci sono varie colorazioni. Io ho preso la colorazione 2G
perché adesso fanno queste qui, insomma, non scrivono più i numeri, ma scrivono numeri e lettere. Prima scrivono solo i numeri. La bottiglietta è in vetro. Sì, vetro. Ok. Pensavo era di plastica, ma invece no, è di vetro. Va bene, perfetto. E quindi questo qui. Questo ho pagato 10,50, non 10,50, cosa dico? Cosa dici, Ilaria? No, l'ho pagato 14,99, adesso mi ricordo molto bene. Quindi sulle 15 euro, quindi non costa neanche tantissimo. Ed è questo qui. Non vedo l'ora di provarlo, poi insomma, quando lo proverò vi farò sapere com'è. E questo, volevo aprirlo, ma mi sa che non si apre così. Si apre così. Ci dovrebbe essere il cosino che spruzza. Ah, ok, fantastico. Ecco, perfetto. C'è il cosino che spruzza, solo che io sono molto delicata. Come no? E niente, uso qua. Mi piace perché c'è il cosino argentato. Vabbè. E niente, quindi questo qui. Poi, andando avanti, e devo andare anche abbastanza veloce. Allora, questo qui non l'ho comprato, ma è un regalo che mi hanno regalato i miei suoceri ieri, che anche loro sono andati 3-4 giorni fuori e mi hanno regalato questo ciondolino molto carino, fatto da un artista. Bene. Poi, andando avanti, ho preso questa cover per il cellulare, che io adoro troppo, ho detto già tutto, pagata 5,90 euro, e questa qui, come vedete, è fatta tipo ologramma, non so come si dice, molto bella, tipo con la galassia, insomma, l'universo, queste cose qui, molto molto bella, e la devo ancora mettere, solo che non l'ho messa per farvela vedere. Poi, anche questo non l'ho comprato, ma è un regalo. Queste posate me le ha regalate mia mamma e sono troppo fighe. Sono fatti con i manici arancioni, tutti insomma bellissimi, mi piacciono un casino. Poi Sephora, c'ho anche l'etichetta perché questa pochette me l'hanno data in omaggio ieri, no ieri, l'altro ieri da Sephora. E ho comprato quattro maschere che adesso vi faccio vedere. Ho fatto anche la tessera di Sephora, visto che non ce l'avevo, non so perché non ce l'avevo, ma l'ho fatta, vabbè. Allora, ho preso questa maschera che è per il contorno occhi, quindi occhiaie e borse. Poi ho preso questa qui per le labbra, e io questa qua la amo, questa maschera io la adoro. Poi ho preso questo qui che è il patch per il naso, per i punti neri. La devo provare perché non l'ho mai provata, sono curiosissima. E poi, lo so, mi prenderete per una vecchietta, ma ho preso la maschera per i piedi. Sì, lo so che non sono normale, ma lo so, la volevo provare, quindi insomma l'ho presa. Però se funziona, non vi preoccupate che vi farò sapere. E quindi insomma ho preso un po' di mascherine da Sephora, anche perché io le maschere di Sephora le stra adoro. Poi passiamo ai vestiti. Di vestiti ne ho presi un bel po'. Diciamo che ho preso roba molto molto invernale. Allora, la prima è questa maglia, che ovviamente voi con questa luce non riuscirete mai a vedere, ma è molto brillantinata nera, non riuscite mai a vederla, però vabbè. Poi ha questo scollo sul collo, molto molto bello, mi piace. Questa qui, pagata 13,99 euro, l'ho preso in questo negozio che non so se lo conoscete o se c'è nelle vostre città. Questa qui, questa è davvero bella, questa maglia mi piace. Poi, aspettate che devo trovare un modo, ok. Poi ho preso quest'altra maglietta bianca, bianca semplice, anche questa brillantinata, solo che ha questi bottoni sui polsi, quindi è molto particolare. Maglietta bianca semplice, visto che bianca non ne avevo solo una, quindi ho deciso di prendere un'altra. Anche questa pagata 13,99 euro. Poi ho preso, aspettate, ok,
un'altra maglia, questa qui è bellissima, questa è la mia preferita. Questa qui con queste scritte bianche e nere sia sotto e sia sopra, vedete c'è anche una specie di incrocio sulla pancia, molto molto bella questa, mi piace. Anche questa presa dai Suè e anche questa pagata 13,99. Ovviamente sono tutte taglie SM. Poi ho preso in un negozio di cinesi che si chiama Max Factory, non so se lo conoscete. Ho preso questi pantaloni, aspettate che mi tiro un po' più indietro così li vedete. Sono pantaloni ovviamente elasticizzati a vita alta, come si può ben notare. Così, e poi arrivano fino in fondo e hanno questi tre bottoni. Sono molto molto belli, grigi. Mi piacciono davvero tanto perché li ho provati e sono stretti. Infatti di questo ho preso una M perché avevo provato la S ma era troppo troppo stretta e quindi ho deciso di prendere una M perché sennò non respiravo. Quindi questi li ho pagati 15,99, quindi 16 euro. Non sono neanche costati tanto, anche perché ovviamente è la nuova collezione, quindi la nuova collezione non è che la mettono a 5 euro. E quindi questi. Poi le ultime due cosine invece. Queste qui le ho prese dai Cinem e devo dirvi una cosa, che in realtà questi due, è un pantalone e una maglietta, ma non erano insieme, cioè erano proprio, la maglietta era in un posto e il pantalone era in un altro, cioè erano proprio separati, solo che io li ho trovati insieme, me li sono provati insieme e si abbinano alla perfezione, non so perché non li hanno abbinati insieme, ma io li ho abbinati insieme. Allora, la maglia in questione è questa qui, sì, una maglia colorata, voi mi direte, in effetti ci sta. Anche questa è molto molto bella, soprattutto perché ho notato che il color senape e giallo va di moda, ho notato che va di moda in estate, ma ho notato che anche va di moda quest'inverno, quindi è fantastico. Questo qui pagata 14,99 da H&M, ovviamente non in saldo perché è la nuova collezione. Quindi questa qui è una XS, però veste molto larga, quindi va benissimo. E quindi questa qui. E il pantalone è nero con le strisce gialle, che adesso poi vi faccio vedere insieme alla maglia, il più del nasino, ok? Si abbinano perfettamente, quindi questo qui è un pantalone nero semplicissimo, un leggings normale. Questa qui ho preso la XS, anche se devo dirvi che l'XS mi va molto stretta, però ho provato anche la S, ma la S mi va poi troppo larga, quindi ho dovuto per forza prendere l'XS. Questi qui pagati 9,99 euro. Quindi costano meno della maglia, però sono insomma pantaloni normali. Quindi questi qui, non ci crederete, ma insieme alla maglia si abbinano. Cioè io non so perché non li hanno messi insieme, ma si abbinano da Dio. Cioè non vedo il motivo, il perché non li hanno abbinati insieme, ma va bene. Si abbinano alla non perfezione di più. Cioè guardate qui. Si abbinano, cioè si abbinano perfettamente. Non so come mai non li hanno abbinati insieme, ma cioè guardate, si abbinano perfettamente. Cioè, voi rendetevi conto, ma sono stata brava, insomma, ho abbinato bene. Sì, perché erano proprio da una parte, era uno da una parte e l'altro dall'altra. Comunque, quindi niente, insomma, io ho finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non è durato molto, lo so, meno male, per fortuna, se no non me lo carica. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Spero che vi siano piaciute le cosine che ho comprato. E iscrivetevi al mio canale di nuovo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!